Ma tu, Signore, fa di me la terra buona. Tu coltivami e semina nel cuore la parola. Signore, fa... Primo giorno, Gesù, dritto in piedi, gridò a voce alta: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è grande il tuo amore, o Dio, verso l'umanità. Noi pensiamo che l'umanità attende un giudizio severo da parte di Dio, visto che nel mondo scorre violenza, scorre morte. Visto che nel mondo domina il peccato, verrà un giorno Dio a fare giustizia. E invece un fuoco d'amore scende dal cielo, non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Pensa a noi come a bambini. Anche con tanto impegno, forse, e con buona volontà, anche il nostro governo italiano pensa. Ma hanno pensato di fare una torre perché l'uomo raggiunga la vetta di Dio. Ma i lembri sono pedepani. Capita pure noi che tante volte parliamo la stessa lingua, no? E non ci comprendiamo, vi è capitato mai? Eh? Pure tra moglie e marito capita, vero? Stampatore, Caterina, eh? Eh sì, le lingue si confondono quando l'uomo si innalza a Dio. La torre di Babele, quanti anni fa? E che è cambiato oggi? È lo scenario del peccato dell'uomo. Ma Dio non è disceso a condannare l'uomo, ma a salvare l'uomo. Sapete gli ebrei cosa festeggiavano dopo 50 giorni dalla Pasqua? No? Oh, avete fatto il catechismo? Festeggiamo il dono della legge, la seconda lettura che abbiamo sentito, il dono della legge, quel fuoco del monte Sinai. Festeggiamo la Pentecoste, il dono di quel fuoco che arde e non consuma. Noi abbiamo sentito quella seconda lettura, quel monte tutto fumante, ma Dio, ma anche quella legge doveva fare giustizia. Doveva guidare il popolo di Israele verso la terra promessa. Ma sappiamo cosa è avvenuto in 40 anni in quel deserto. Un popolo di dure cervici. Anche lì le lingue si sono confuse. E poverazzo di Mosè, quanto ha dovuto con durezza, con responsabilità, con sofferenza guidare questo popolo. Ma Dio non è sceso in quel monte per incendiare Israele per la sua, per il suo peccato, che era quello di aver adorato altri dei, quello di aver tradito l'amore di Dio che l'aveva fatto uscire dall'Egitto. Ma forse oggi non capita, nonostante tanti segni, nonostante tanti, siamo un popolo infedele
E Dio che cosa fa? Scende per incendiare il mondo e distruggerlo? Benedici il Signore, anima mia, poiché è grande il tuo amore, Signore, per tutti noi. E che cosa fanno quelle ossa inanidite? Avete sentito? Ho dormito. Eh? Cosa fanno quelle ossa inanidite? Rivivono. Ecco cosa fa Dio. Da queste ossa inanidite di superbia, queste ossa inanidite dal tradimento all'amore di Dio, queste ossa inanidite che ci portiamo, che la nostra umanità sterile e anima. Benedici il Signore, anima mia. Sì, perché il Signore ha dato vita alle mie ossa inanidite, mi ha reso fecondo. E sì, come l'abbiamo sentita la profezia di Gioele, manderò il mio spirito e rivivremo. E chiunque invocherà il nome del Signore non sarà bruciato e distrutto e condannato. Avete ascoltato? Ma sarà? Avete dubbi? Sarà salvato. Cos'è il dono grande dello Spirito? Scende dal cielo per dare vita alla nostra umanità, e le diverse lingue si uniscono, come quel grande profeta D'Antonino Bello diceva, la convivialità delle differenze. Quando si innalza la superbia, il potere, il peccato dell'uomo, pensando di creare una sola realtà, una sola lingua, di creare una sola torre, di creare una sola religione, quando nelle nostre parrocchie pensiamo di fare una sola chiesa e tutti dovete obbedire al parroco e tutti dovete fare quello che dice lui, e le due lingue si confondono, non mi capite più. La convivialità delle differenze, ecco la Pentecoste, ecco il dono che discende dal cielo e mette armonia, ricapovolge la torre di Babele e la fa diventare la discesa di un Dio che viene a fecondare l'umanità, e nei suoi diversi colori, nelle sue diverse religioni, nelle sue diverse armonie, diventa il canto dell'amore di Dio. Ecco la giustizia di Dio, non è quella di condannare il mondo, ma di innalzarlo verso di Lui, quello di salvarlo. Dio non è venuto a condannare il mondo, ma a salvarlo. Ecco la nuova legge del Monte Sinai, perché lo Spirito scriverà una legge dentro il nostro cuore. Non la scriverà più sulle pietre, non accenderà più il mondo, né sul Sinai, come ha detto alla Samaritana, né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre, ma lo adorerete in spirito e verità, non a Badia Vecchia, non a Nuara, non a Roma. Quanto spesso siamo chiusi nelle nostre babbene, quanto spesso siamo chiusi nelle nostre religioni ad alzare archetti e paletti e recinti. Oh Spirito, vieni a dare armonia alle nostre lingue diverse, vieni a scrivere questa legge nel nostro cuore e a trasformare questo corpo arido. Oh, che stiamo parlando quest'anno? Quel seme è caduto? Dove è caduto? Dappertutto. Tu dici, dove è caduto? Nella buona terra, spero. Ma io non. No, spero sì, ma non dico che su di me non è caduto nella buona terra. Perché qualche spina, penso che qualche ciupara c'è. Come si dice un cane, fa macchie, in dialetto novarese. Penso che qualche stradina c'è pure, no? Penso che qualche spina.
come ci diceva, non mi ricordo chi di voi, quando abbiamo fatto l'incontro a Pellegrino, che opposti terreni ce l'abbiamo tutti dentro di noi. Ed ecco queste ossa arde, ma ecco la potenza dello Spirito. E l'ho scritta con molta profondità questa lettera di Pentecoste. Quanto è bello che anche nella strada il seme germogli. Che bello vedere il miracolo dello Spirito che anche tra le pietre il seme porta frutto. Che bello vedere che tra le spine lo Spirito apre, anzi, sostituisce lui il sole per illuminare quel seme che non prende luce perché è soffocato dalle spine, e lo Spirito illumina quelle. Non c'è logica, non c'è scienza che ancora gli scienziati sono lì a trovare. È il miracolo dello Spirito, perché non lo incatena nemmeno la Chiesa, non lo incateniamo neanche noi, non lo incatena una religione, soffia su Dio, dove vuole libero lo Spirito e crea il miracolo della vita, ha capovolto tutte le leggi. E quelle ossa inaridite prendono vita. Ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. E ci stupiscono i piccoli, ci stupiscono gli ignoranti, come ha fatto un Francesco, una Giacinta, una Lucia, non stupite, stupiscono il mondo, come Bernadette a Lourdes stupisce, abbiamo San Pasquale a San Marco, come quell'ometto lì senza istruzione, eppure venivano indotti ad ascoltare. È il seme che porta frutto. Ecco allora ai cristiani la profezia di Gioele, o meglio ancora la lettera di Paolo Apostolo che abbiamo ascoltato con tanta gioia e con tanto amore, questo spirito che scende dentro di noi, tutta la creazione geme e soffre come le doglie del parto. Ecco lo spirito che vuole partorire una umanità, non vuole condannarla, ma vuole innalzarla. Ecco quel vento gagliardo che apre le porte perché esca l'uomo nuovo e rinasca. Non deve più nascere Gesù dal grembo di Maria, ma chi crede in me, avete sentito il Vangelo? Chi crede in me, Gesù ritto in piedi, risorto, quando sentiamo Gesù ritto in piedi, e l'Apocalisse Gesù ritto in piedi, l'agnello sgozzato ma ritto in piedi, risorto, ha vinto, vittorioso Gesù. Chiunque crede in me, fiumi d'acqua viva, venite a me e bevete. Acqua viva, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal vostro grembo. Genereremo vita. Qui non deve più partorire Maria, Maria ha partorito già, e ha dato il verbo alla vita. Noi che siamo lì a Natale, tu scendi dalle stelle, prendi un bambinetto, gioia, amore mio, e a casa. Troppo fece, una bella religione, bacia sante, scusate, o bacia bambinetto. Ecco, no, dobbiamo credere in Gesù, dobbiamo innamorarci di Lui. Lo Spirito deve scendere dentro di noi e nel nostro grembo deve fecondarlo. Dobbiamo partorire luce, dobbiamo partorire frutto, dobbiamo partorire acqua viva, dobbiamo partorire un'umanità nuova. Andate in tutto il mondo e predicate la buona notizia del Vangelo. Fatene nascere speranza, fate nascere amore, date vita alle ossa inaridite di questo mondo. Mettete insieme i diversi colori dell'umanità. Non giudichiamo nessuno, ma accogliamo come un'ape il nettare buono che c'è dappertutto. È stato bello per me ieri, però l'ho raccontato oggi al funerale. È stata bella l'esperienza del corriere che è venuto a portare un po' di materiale, perché magari c'è sempre ciabatte, no? E lui era un po' scioccato perché aveva visto un prete, non vi dico come era il combinato in quel momento, era scioccato. Ma poi mi sono scioccato io, perché mi ha detto sono pentecostale, ma non è stato questo che mi ha scioccato, anzi, proprio mi ha scioccato quando abbiamo sceso le mattonelle e mi ha detto, padre Mario, dice,
Io te lo devo dire perché stamattina mi hanno detto di non dirlo, ma non mi sembra giusto. C'è anche un mattonella rotta. Ma non bisogna essere precisi, bisogna essere veri, bisogna essere onesti nella vita. Non bisogna prendere in giro nessuno. Se Cristo si che porta frutto. Questo è un buon cristiano. Questo significa lo Spirito che abita in noi. Questa è la potenza di Dio che fa. Quel grembo ha partorito giustizia, verità, bellezza, limpidezza. Questo ci viene a capire la di stare. I più bravi sono che più pigliano in giro l'occhio. I scaccio. Chiede che frega. No. Chi crede in me, fiumi d'acqua viva, non acqua di morte, acqua corrotta, acqua sporca, acqua che ha a che fare con il denaro e con la ricchezza, acqua che ha a che fare con gli interessi. Questa è una ossa morte. Ma acqua viva, di bellezza, di limpidezza, di gioia. Perché i doni dello Spirito sono questi. Gioia, pace, armonia, bellezza. Ecco, allora che dire stasera? Vieni lo Spirito Santo, vieni nei nostri cuori, abita, abita dentro di noi. Fa che le nostre lingue siano lingue che annuncino una bella notizia e tutti possano comprenderci. Fa di noi del Monte Sinai un fuoco ardente d'amore da incendiare il mondo, della legge nuova dell'amore, perché possiamo amare Gesù come hai amato tu, perché non abbiamo altro comandamento, fare quello che hai fatto tu. Fa che possiamo dar vita a tutte le cose, che dove passiamo noi non si genera morte ma vita. E fa, Gesù, che possiamo effondere lo Spirito, come ci ha detto Gioele, possiamo essere profeti, non di sventura, non profeti della fine del mondo, ma profeti di speranza, di gioia, di vita. Vieni Spirito e fa anche della nostra parrocchia l'armonia vivente, facci acqua viva, facci veramente cristiani. Spirito Santo, te lo stiamo chiedendo molte volte in questo mese, fa che possiamo essere uniti sempre a Gesù, che nulla ci separi da Lui, perché Lui questo ci ha chiesto, Gesù, rimanete nel mio amore, fa che possiamo rimanere lo Spirito Santo sempre in Gesù, che nulla ci separi da Lui nella morte. Nulla, nulla ci separi da Gesù. Donaci questo grande dono, Spirito Santo. Come il tralcio e la vite, noi possiamo rimanere uniti, santi a Gesù e portare frutto tra le spine, tra le pietre, tra la strada, tra la nostra umanità, il miracolo vivente della Pentecoste. Grazie, Spirito Santo. Lode a te. Sì, benedici il Signore, anima mia. Poiché grande è il tuo amore, oh Signore, per tutti noi. Come te l'abbiamo cantato la notte di Pasqua, te lo cantiamo ancora questa sera a pienezza della Pasqua. Eterna è la tua misericordia. Senza fine la canteremo fino alla fine dei tempi e per il mondo. Grande è il tuo amore per noi. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Ma tu, Signore, fa di me la terra buona, tu coltivami e semina nel cuore la parola, Signore.